Buon pomeriggio a tutti ragazzi dal vostro Kartal, fine della partita, Perugia-Como, finita 1-0 per il Como, gol di Ciciretti, ma che bucio de culo ci avete avuto voi del Como. Dopo un primo tempo presi a pallonate, perché l'abbiamo presi a pallonate il Como ragazzi, il Como trova con Ciciretti il gol della domenica ragazzi, un gran gol, ok, tutto quello che vi pare, ma sinceramente perdere così dopo poi l'asciuffamento della spalla della, di mercoledì e vedere la sconfitta di oggi, guarda ragazzi, proprio una sfiga della Madonna. Loro hanno avuto una porta stregata ragazzi, a porta oggi non sapevo che il Como aveva acquistato Manuel Neuer, perché oggi ragazzi il portiere loro era Manuel Neuer, non è uno sfogo assolutamente, no, perché comunque abbiamo giocato nettamente, stupendamente, nessuno ha sbagliato l'approccio alla partita, una cosa sola ragazzi, dobbiamo essere più chirurgici. Noi sotto porta ci siamo andati, ma non siamo stati cinici abbastanza. De Luca, Olivieri, Juan, tutti, ci abbiamo provato in tutti i modi. Oggi non è voluta entrare, oggi è sfiga. Questa si chiama sfiga. Il sogno può ancora continuare, perché io ancora ci credo al sogno playoff, non mi arrendo, ve lo dico già, non pensate che il Perugia è morto, anzi, il Perugia ogni domenica ragazzi è spettacolo per chi ama il calcio. Vedere il Perugia giocare con quella intensità, con quella foga e soprattutto con quell'agonismo che ci mette in ogni partita è poesia pura. Però tu in questa partita, dove hai dominato sotto il punto di vista del gioco, sotto il punto di vista che hai tirato più volte tu, e ti ritrovi poi sotto 1-0, e io non ci sto, non ci posso sta, io posso capire la sconfitta, che poi conto, va bene, ti hanno preso loro a pallonate, ci hanno provato, riprovato, ma niente, ok, ma loro hanno fatto un tiro al primo tempo, dove hanno impegnato Chichizzola, un tiro al secondo tempo, dove è scaturito il gol, e probabilmente fosse un altro tiro verso il finale, ma poca roba. Noi proprio la bestia nera il Como, all'andata 4-1, al ritorno 1-0 per loro. E oh, ci avete più culo però che anima, figlio di Dio. Oh, il vostro portiere oggi, non lo so, l'uomo ragno, che è? Io posso capire. Non posso fare però altro che fare i complimenti a questi ragazzi che ogni partita comunque mettono tutto in campo, tutto. Danno il 110% ogni partita, anche Abua, appena entrato, ha dato il suo. Chiunque entra viene sempre con le giuste motivazioni, pure se gioca poco. È questo che volevo dire alla squadra. E la squadra risponde sempre bene. Però è una batosta perdere così, ragazzi. Soprattutto poi in virtù che il Vicenza ha fermato l'Ascoli. Mannaggia la puttana! Siamo ancora lì, eh. Siamo ancora lì, non è che traballa qualcosa. Siamo ancora lì. Però, quando il culo vi dice che praticamente avete le chiappe d'oro, questa è la dimostrazione, avete avuto tutte le chiappe d'oro. Un culo grosso così, con una squadra che va presa a pallonate, complimenti a voi, che vi devo dire, gran gol di Ciciretti, andiamo a fanculo, perché, scusate la frase, ma alla fine di tutto andate a fanculo, perché tanto oggi è proprio così, una giornata nera.